Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come importare 20 effetti di transizione gratuiti in modo da applicarli appunto sui nostri video in Premiere Pro. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Prima di tutto dobbiamo andare a importare appunto sul nostro Premiere i due preset appunto di transizioni che vi ho lasciato in descrizione, che potete scaricare appunto gratuitamente. Quindi per farlo andiamo su effetti o create una nuova cartella appunto con scritto preset, insomma col nome che volete, oppure in predefiniti o in preset. Fate tasto destro del mouse, fate importa predefiniti, andate appunto a cercare la cartella che avete scaricato dove all'interno ci sono questi due preset, ne selezionate uno, lo importate, dopodiché fate la stessa procedura con l'altro e importate anche l'altro. Io non lo faccio perché comunque ce li ho già. E una volta importati dovreste avere appunto questi preset, che ce ne sono appunto 10 in uno e 10 in un altro. Ora vi farò vedere come andare ad applicare all'interno appunto di una sequenza. Quindi prima di tutto importiamo due video. E la prima cosa che andiamo a fare è a portarci perfettamente in mezzo allo stacco dei due video. Quindi andiamo a zoomare, ci portiamo in mezzo. Ora se andiamo nel primo preset, come vedete, c'è quello 0 che è il preset base che dovremo andare ad applicare appunto su entrambe le sequenze. Dopodiché ci abbiamo 10 preset di transizioni dove di fianco, come potete vedere, c'è scritto 20 frame, 12 frame, 20, 20, insomma sono da 20 e da 12. Questo è per farci capire che la durata di questo effetto dura appunto 20 frame. Quindi noi, portandoci in mezzo alle nostre due sequenze, dobbiamo spostarci di 10 frame a destra, quindi su un video, e 10 frame a sinistra, ossia sull'altro. Quindi con le frecce direzionali oppure tramite l'avanzamento del fotogramma andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Clicchiamo C sulla tastiera oppure andiamo a selezionare il nostro strumento lametta e andiamo a tagliare. Stessa cosa dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E andiamo a tagliare anche qui. In questo modo abbiamo appunto queste due sequenze da 20 frame. Qualora andiamo appunto ad applicare quello da 20, se andassimo ad applicare quello da 12, invece di 10 frame ci sposteremmo di 6 e 6. Comunque dopo andremo a vedere anche quello. Ora dobbiamo andare a fare un nuovo livello di regolazione. Quindi qua sotto andiamo su un nuovo elemento, facciamo livello di regolazione. Lo prendiamo, lo portiamo al di sopra delle due sequenze appunto che siamo andati a tagliare. Andiamo a tagliare l'eccedenza in questo modo, in modo da avere il nostro livello di regolazione appunto lungo quanto le nostre due sequenze, ossia 20 frame. Quindi ora andiamo a scegliere uno dei nostri effetti da 20. Io adesso ne prendo uno a caso e lo andiamo a importare appunto sul nostro livello di regolazione. Ora andiamo a prendere il nostro base preset, il nostro preset base, e lo andiamo ad applicare sulla prima e sulla seconda sequenza. Se adesso andiamo a fare una preview, come vedete, si dà questo effetto di spostamento. In questo caso abbiamo messo slide right, quindi si fa questo spostamento verso destra. Adesso non fateci caso, si vede questa linea, ma perché comunque sono una risoluzione di un quarto, se noi la andiamo a mettere a massima ci scompare questa linea.
io lo faccio, vedete, lo faccio solo per, perché altrimenti si bloccherebbe completamente il computer. Quindi questo è il modo appunto per andare ad applicare queste transizioni. Stessa cosa se noi volessimo andare ad applicare appunto un altro effetto. Adesso io prendo due sequenze a caso, ci portiamo sempre in mezzo alle due sequenze appunto che dobbiamo andare ad applicare la nostra transizione, andiamo in effetti, in questo caso proviamo a metterci quello di 12 frame, quindi ci spostiamo di 1, 2, 3, 4, 5, 6 verso destra e 1, 2, 3, 4, 5, 6 verso sinistra. Stessa cosa, andiamo a prendere il nostro livello di regolazione, lo portiamo sulle due sequenze che siamo andati a tagliare, lungo uguale, prendiamo il nostro effetto da 12 frame, lo andiamo a importare appunto sulla nostra sequenza, andiamo a prendere il preset e lo portiamo su 1 e su 2 e avremo così la nostra sequenza di zoom out, ossia di zoom appunto all'indietro. Ripeto, non fate caso a queste righe, ma sono a un quarto, quindi ecco, vedete, adesso si è sistemato. Comunque una volta che fate il rendering e andate a esportare, queste linee non ci saranno. E questo è il modo per importare appunto i primi 10 nostri preset. Se noi andiamo a aprire gli altri, come vedete abbiamo in cross spin, ad esempio, cross spin in e cross spin out. Quindi per andarli a inserire appunto sulle nostre sequenze, ora andavo a prendere altri due video, quindi 1 e 2, anche qui ci portiamo a metà delle nostre due sequenze, ci spostiamo bene o male sia a destra che a sinistra di quello che vogliamo che duri appunto il nostro effetto. Io mi sposto in questo caso di 1, 2, 3, anche in questo caso di 10 frame da una parte e 10 dall'altra. Quindi se torniamo su questi effetti, come vedete abbiamo out e in, andiamo a prendere out e lo portiamo sulla prima sequenza, andiamo a prendere in e la portiamo sulla seconda. In questo modo, come vedete, abbiamo già creato la nostra transizione. Quindi mi raccomando, out nella prima e in nella seconda, quindi in uscita nella prima clip e in entrata, come vedete, nella seconda. E questo uguale per tutti gli effetti che abbiamo in questi preset. Come vedete, c'è in e out, voi basterà andare a selezionare il tempo di durata che volete appunto che duri la vostra transizione, tagliate e andate a mettere le due transizioni in out e in. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!